Ci parlerà un attimino di come ha valutato, di come ha, diciamo così, tradotto in parole i miei dipinti di questa mostra che si intitola Jazz & Co. 2.0. In pratica è il seguito di una mostra iniziata l'anno scorso che aveva lo stesso titolo, solamente senza il 2.0, la Jazz & Co. Allora, intanto ringrazio Roberto e Monica della Galleria in Villa, ringrazio signori e signori convenuti e dico questo, che Claudio, io dico proprio di persona, è uno che quando ti coinvolge sei dentro uno spartito musicale, sei come dentro uno spartito musicale, la tua pittura è un grande spartito musicale, e questo che è importante secondo me, quando vai a vedere la pittura di Claudio Calvetti vedi che la musica per lui diventa un terreno dove si può muovere con grande capacità di interpretare, di sentire, vedere, tradurre nel colore, nella forma, nel momento, nella dimensione, nel gesto, perché il musicista fa un gesto certe volte un attimo e lui riesce a coglierlo. Questo è importantissimo, perché quando vedete un pittore che trova un tema e lo fa proprio, lo scava in tutti i modi, lo viaggia in tutti i modi, lo affronta in tutti i modi, lo fa proprio e diventa il suo percorso, il suo modo, la sua carta di dialogo, no? La sua cifra, si dice in arte. Però in questo caso è una cifra musicale, se permette, questo mi fa piacere. Io sono uno dei pochi che ho conosciuto, guardate, che ha saputo entrare dentro quello che è il suono. Il suono non solo di una musica jazz che tu ami molto, sono d'accordo, anch'io amo molto, ma della musica. La musica, quando è musica vera, ti prende e ti chiede tutto e tu gli puoi dare tutto. E lui sta dando con queste opere un affresco di tanti personaggi importanti della musica nazionale e internazionale, e se li vedete sono in atteggiamenti ognuno direttamente preso da quello che sta facendo, da quello che sta eseguendo. Questo è importante, quando vedete i quadri di Calvetti sono dei dipinti dove c'è l'atto vero di sentire la musica e il pubblico deve seguire questo, non perché viene proposto, imposto, no, l'arte di Calvetti non propone e impone, ma ti cattura, ti prende, ti fa vivere un qualcosa che magari nella tua vita non ha mai ascoltato dal vero musicista, e invece lui te lo fa vedere, ma te lo fa anche ascoltare. Questo è la grande cifra che tu. E questo per me è importantissimo. Io lo dico perché l'ho qui vicino e io voglio dire proprio fortemente. Calvetti è un pittore raro a vedersi quando c'è bisogno di pittori che sappiano interpretare un tema, ma un tema che sia talmente loro, sia talmente dentro di loro da dire ecco, ve lo do anche a voi, lo do anche a voi pubblico. Questo è importante. L'arte esiste per dare. È un ponte, un grande ponte dove devono passare anche gli altri, una volta che hanno visto quello che l'artista fa. In questo caso lui vi invita a passare in un ponte fatto di suono, di interpretazione, di personaggi che hanno dato tanto alla musica, ma che una volta dipinti diventano una somma nuova di come leggere quello che è il dialogo
arte con altre arti, in questo caso la musica. È molto importante e dobbiamo ringraziarli e fare un bel applauso. Applauso. Volevo dire un'altra cosa, che quando faccio un dipinto di un musicista mi piace conoscerlo oltre la musica. Per esempio, ci sono delle cose di alcuni musicisti che ci rendono, ci fanno fare delle domande. Per esempio Mingus, no? Che è un contrabbassista, è stato un contrabbassista, un maestro, un grande musicista più che un contrabbassista. Era, diciamo così, aveva addosso i geni di molte razze, i nonni credo che fossero di quattro continenti diversi, avesse delle capacità addirittura medianiche. E quando è morto sembrava una leggenda che 56 Ballenoreo a 56 anni morì in una cittadina messicana e sembrava che fosse una leggenda che 56 Ballena si fossero spiaggiati proprio il giorno della sua morte. E invece successe proprio quello, è stato certificato e ne è stato parlato nei giornali dell'epoca, grazie a una ricerca che ha fatto per Maurizio Mini insieme a Andrea Pellegrini. Ci sono altre cose interessanti che colpiscono, per esempio ho fatto Steve Lunardi, un livornese, perché mi piace anche, oltre alla grande musica, fare i musicisti anche meno conosciuti ma legati al nostro territorio. Lui è Steve Lunardi e ho deciso di dipingerlo in un atteggiamento forse triste, perché quando seppi che l'avevano rubato il violino, che era il suo strumento di lavoro, una cosa preziosa, per lui rimasi colpito e da come lo chiedeva, e ho deciso di ritrarlo così come lo mettono lui, che è qui dietro, che è un livornese anche lui, ha avuto il coraggio di trasferirsi a New Orleans piccolo, aveva 16-17 anni, rimase lì facendo il giardiniere quasi da clandestino, fu per questo scoperto quando ci fu Katrina e ha vissuto dei momenti molto difficili, gli è stato messo il grembiulone, il vestitone quell'arancione come c'è a Guantanamo, e appunto ha cercato di portare quel colore, ma non volendo ha riportato quel colore, come l'elemento salvifico dell'azzurro di questa chitarra che la musica redime tutto in pratica, e sul viso anche lì c'è l'azzurro e un po' d'arancio che vuol trasmettere la sua sofferenza. E così in altri dipinti ci sono cose che vengono spontaneamente. Lì c'è per esempio John Coltrane, che è stato non soltanto un grande musicista, era nel gruppo di Miles Davis, per esempio, anche quando ha registrato King of Blue, che proprio un paio di giorni fa ha fatto 60 anni. Lui ha fatto dei grandi studi, era quasi legava proprio la musica anche alla scienza. Per esempio, per quanto riguarda il ciclo delle quinte, che è uno studio sui toni della musica, che in pratica come un sistema solare dice che i toni che sono più vicini è più facile poi modularli fra loro. Lui fece quel disco che in pratica dà il titolo al dipinto, Jan Steps, perché studiò e andò a modulare i toni che erano più lontani, un po' come nel sistema solare che ci sono due corpi che si attraggono con una forza direttamente proporzionale, eccetera, eccetera. E lui è andato a cercare e ha modulato questi toni facendo un capolavoro, ecco perché il titolo di quell'album, Giant Steps, perché erano passi da gigante, erano passi lunghissimi. E così un po' tutti i miei dipinti. C'è Amy Winehouse, quella l'ho fatta l'anno scorso con una telecamera piazzata alle spalle, e è stata proiettata durante un omaggio proprio qui a Castello Pasquini, è stato proiettato il video mio mentre dipingevo sul grande schermo, una cosa che un bel ricordo per me. È stata fatta nel tempo di un disco, l'ho dipinta mentre ascoltavo un disco, e così un po' tutti i vestiti dipinti hanno tutti una loro storia. Ecco, voglio dire anche questo, che per riuscire ad entrare nel personaggio non basta a volte soltanto ascoltare la musica, ma bisogna anche sapere un pochino la vita, i loro aneddoti. Coleman Hawkins per esempio, anche lui il grande sassofonista, è stato quello che veniva considerato come l'inventore del sax tenore, forse a torto. E si racconta l'aneddoto di quando tornò a New York dopo essere stato in tournée in Inghilterra per molto tempo, e tornò a New York dove lui era considerato proprio il re del sax. E c'era un giovane Lester Young che era in crescendo, aveva già stabilito quella relazione di amicizia che andava oltre l'amicizia anche con Larry Day, con Billy Holiday. E c'era un locale dove tutti si ritrovavano vicino a San Nicolas Avenue. E
e suonavano tutti i musicisti dopo aver fatto il loro turno di lavoro per potersi sfogare. E lui si presentava tutte le sere in questo locale dopo che era ritornato dalla sua tournée. Tutti aspettavano che iniziasse a suonare. Un giorno, proprio mentre c'era Billy Holiday insieme al suo Lester Young che suonavano sul palco, lui decise di intervenire, tirò fuori il suo sax, montò sul palco anche lui e iniziò a suonare. Alla fine Billy Holiday, che come dicevo era già legata a Lester Young, disse: ho avuto l'onore di suonare col più grande sassofonista tenore del mondo, Lester Young. Quindi quasi lì. Però poco dopo chiese al pianista di battere un tempo difficilissimo, montò sul palco, fece quel pezzo e ristabilì le distanze. Impose e tutti dissero: è sempre lui il capo. Basta, ho annoiato già troppo. No. Into that mansion on a hill where you can get your prescription filled.